Allora, facciamo delle domande a Mila Pernice del Forum Palestina. Allora Mila, tu sei già stata nella striscia di Gaza con delle iniziative, diciamo, simili a quella della Frontiera. Ti chiediamo, quali sono le condizioni dei palestinesi? Diciamo, siamo riusciti a entrare all'interno della striscia di Gaza dopo un paio di tentativi, perché come sapete la striscia di Gaza da una parte è chiusa da Israele e c'è anche il valico di Rafa che è chiuso sul confine con l'Egitto. L'Egitto, diciamo, che sta partecipando in modo complice con le politiche israeliane di chiusura della striscia, come ha sempre posto grandi impedimenti alle delegazioni internazionali che avevano l'intenzione di entrare e di portare aiuti e sostegno politico a una popolazione stremata da oltre 3 anni di embargo. Finalmente siamo riusciti a entrare all'interno della striscia a 1 mese dall'operazione cosiddetta Piombo Fuso, che come sapete, insomma, ha provocato oltre 1.400 morti tra la popolazione civile di Gaza e oltre 5.000 feriti. La situazione che abbiamo trovato di fronte diciamo, era ovviamente di estrema difficoltà, di una popolazione che non ha potuto, che non ha accesso a quelli che sono i generi di prima necessità. Si parla sempre dei tunnel come degli strumenti per far passare le armi all'interno della striscia. Oggi i tunnel, vista l'embargo, visto il blocco della striscia di Gaza, servono a far entrare i generi di prima necessità, quindi per esempio, non so, le otturazioni, i materiali per l'otturazione dei dentisti che sono vietati, l'ingresso è vietato, il latte in polvere per i bambini, generi appunto di stretta necessità per mantenere in piedi una popolazione intera. Allora, quello che abbiamo visto, diciamo, ha provocato una doppia impressione. Da una parte appunto un'estrema difficoltà di una popolazione isolata dal resto del mondo, ma non solo isolata dal punto di vista umanitario, isolata anche dal punto di vista politico, perché non ci sono solo l'Egitto e Israele, ma c'è anche una comunità internazionale complice, silenziosa di quello che sta avvenendo. Dall'altra parte abbiamo conosciuto un popolo di una dignità straordinaria, una resistenza che si consuma anche nel vissuto quotidiano, i bambini che vanno a scuola, è un coraggio di un popolo intero che comunque sta tentando di andare avanti. C'è da dire che a oltre un anno e mezzo da quel massacro infame di Piombo Fuso, la situazione purtroppo è invariata, perché si continuano a bloccare le merci in entrata e in uscita e le persone, il movimento di persone in entrata e in uscita, e oltretutto non entrano i materiali per la ricostruzione, visto che tantissimi edifici, case, scuole furono bombardati, ricordiamo anche gli edifici delle Nazioni Unite, sono stati rasi al suolo e all'interno della striscia non possono entrare per esempio i tondini, non può entrare il vetro per ricostruire le finestre, per dire. Per cui la situazione è questa. Lo scopo della Freedom Flotilla era anche di, appunto, consegnare una serie di aiuti, quindi compresi i materiali per la ricostruzione. Si è voluto impedire con la forza, come abbiamo visto, anche questo raggiungimento di questo obiettivo. Allora Mila, com'è possibile aiutare il Forum Palestina e tutte le associazioni che in Italia, anche col boicottaggio dei prodotti israeliani coltivati nei territori sottratti ai palestinesi, cercano appunto di porre fine, se non altro fare tutto quello che è possibile per rompere questo assedio, questa situazione anche di apartheid, come hai descritto. E un'altra cosa, ti ho sentito una volta dire che la forza, la speranza della resistenza dei palestinesi è nel sorriso dei bambini che escono da scuola. E in questo momento, dopo questo ennesimo atto di terrorismo, cos'altro si può sperare di fronte a una risposta così scialba dell'ONU, che ok, non c'è stato il veto degli Stati Uniti, ma pensando che siamo nel 2010 e così siamo andati tanto avanti tecnologicamente, però sembra che la civiltà sia rimasta indietro di millenni. In questo momento quale può essere la speranza?
Sì, purtroppo diciamo non è rimasta indietro, è l'attualità, questa è l'attualità, oltre a diciamo parlare di 62 anni di occupazione della Palestina, oggi viviamo ancora questa realtà che purtroppo è ben presente. Quello che si può fare, noi diciamo come Forum Palestina, che siamo una rete di associazioni, comitati, attivisti che si battono quotidianamente per i diritti del popolo palestinese, per il sostegno alla lotta di liberazione palestinese, non facciamo che portare avanti una pressione politica anche nei confronti del nostro governo, che in più di un'occasione insomma si è dimostrato complice delle politiche israeliane, come anche tra l'altro dei precedenti governi. Purtroppo la lobby sionista ha un potere trasversale nel nostro paese, ricordiamo che c'è anche un'associazione che si chiama Sinistra per Israele, che non fa che portare avanti gli interessi e appunto la propaganda di Israele anche nel nostro paese. Quindi il nostro obiettivo è quello di fare una pressione politica anche per coprire quello che è appunto un vuoto istituzionale, un vuoto dei governi, degli stati nazionali, degli organismi sovranazionali come le Nazioni Unite, che appunto come dicevi tu hanno varato questa risoluzione che non condanna assolutamente Israele, ma condanna diciamo gli effetti di un incidente. Ecco, insomma, questa è assolutamente un'ipocrisia criminale, perché si permette a Israele di prendere le distanze da quelli che sono tutti i suoi doveri previsti dal diritto internazionale. E questa complicità cerchiamo di come dire, contrastarla con quello che è il nostro movimento dal basso, quindi pressione politica e anche sostegno alla campagna BDS, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni. Noi abbiamo subito risposto a partire dall'appello del 2005 della società civile palestinese, abbiamo subito aderito alla campagna BDS. BDS diciamo è una campagna che comunque sta escludendo la terza opzione, cioè quella delle sanzioni, che richiederebbe appunto un intervento degli stati e degli organismi sovranazionali. Noi portiamo avanti una campagna dal basso, tentando di farla diventare una pratica di massa, come quella che appunto ha portato alla fine dell'apartheid in Sudafrica, per esempio, ed è una campagna che in effetti sta cominciando a incidere, su quella che è l'immagine di Israele nel mondo, l'immagine delle politiche israeliane del mondo, e comincia in effetti a dare fastidio. Israele lo ha espresso più volte attraverso i suoi ambasciatori, lo ha espresso il Jerusalem Post. In qualche modo si cerca di contrattaccare quello che è un'offensiva della società civile internazionale. E allora noi abbiamo diciamo tutti i motivi per proseguire con sempre più determinazione